In questo video voglio condividere la mia esperienza realmente vissuta nell'utilizzo delle mappe OpenStreetMap caricate sul mio Garmin Zumo XT. Come descritto nel mio precedente video tutorial, in previsione del nostro viaggio in Marocco ho avuto la necessità di caricare la mappa specifica, in quanto la copertura fornita all'acquisto Europa estesa non includeva quest'area geografica. Si è trattato di un viaggio di 21 giorni e oltre 7.000 km, di cui circa 2.500 percorsi nell'area coperta con OSM, su viabilità sia nazionale sia locale, ma anche con qualche deviazione su piste sterrate dei Monti dell'Atlante e del deserto di Merzouga. Quindi un test abbastanza completo, il cui feedback è risultato complessivamente molto soddisfacente. Nel suo complesso, la navigazione è risultata performante, sia nella pianificazione preventiva dei percorsi, che poi però non ho utilizzato, come pure nella normale gestione istantanea online. Con la corretta indicazione del nome delle strade mentre le stavi percorrendo, solo in pochi casi, quando cioè mi sono trovato a percorrere strade di recente realizzazione, la navigazione si bloccava per poi riprendere appena tornati su quella conosciuta. L'unica vera carenza che ho riscontrato riguarda l'impossibilità di utilizzare la ricerca degli indirizzi, che proprio non funzionava sia nella ricerca della città sia tantomeno delle vie. Problema che ho agevolmente superato con l'utilizzo delle coordinate GPS, salvando preventivamente i vari waypoint intermedi e finali. Per ricavare le coordinate GPS ho trovato molto agevole Google Maps, anche se necessita di un po' di destrezza, facilmente acquisibile. Mi spiego meglio. Quando dal telefono evidenzi un punto, Google Maps apre una pagina di dettaglio che riporta l'indirizzo e il plus code di Google, non valido per Garmin. Quest'ultimo richiede invece le coordinate tradizionali nord-sud verso est-ovest. La maniera più semplice per ricavarle è quella di puntare una zona esterna alle strade, ma il più vicino possibile al punto desiderato. In questo caso, nella pagina di dettaglio di Google vengono fornite le coordinate tradizionali. Una volta avuti i valori GPS, usando la normale ricerca per coordinate di Garmin Zumo XT, procedo a salvare il punto con un nome e un simbolo utile per identificare di cosa si tratti, punto di passaggio da visitare oppure hotel, ristorante, eccetera. Poi infine, con la ricerca delle posizioni salvate, il gioco è fatto e sono sempre arrivato precisamente sul luogo desiderato senza nessuna incertezza. Lo stesso vale qualora si intenda pianificare un percorso, utilizzando sempre le posizioni salvate. Funziona benissimo. Nella speranza che questo video di feedback possa esserti utile, ti chiedo un like e l'iscrizione al canale. A presto con il video racconto del viaggio in Marocco. Ciao!